Salve a tutte e tutti, inizia il telegiornale e inizio a commentarlo. Per evitare che gli italiani paghino la rata di settembre c'è bisogno di un governo e di un Parlamento. Se non ci fosse un governo e un Parlamento, gli italiani pagherebbero la rata di settembre, quella di dicembre, eccetera. Ha una domanda sul caso Berlusconi. Letta minaccia che se cade il governo si paga l'IMU. Però se non cade poi prima o poi si pagherà, perché non si può annullare. Allora l'ho pagato uguale. Fate cadere il governo, tanto chiunque venga non ve lo toglierà l'IMU. Il governo è. Il problema sarà cosa vi metterà o dove, fate un po' voi. Questo credo che sia ciò che mi porta qui a Baku a discutere di temi così importanti per il futuro dell'Italia. Sul problema dei migranti rivendica, l'Italia è un paese accogliente, come ha dimostrato nei giorni scorsi, ricevendo i barconi che erano stati respinti da Malta, ma l'Europa deve cambiare passo perché il Mediterraneo è un confine europeo e non italiano. Poi, incontrando il presidente Aliyev, Letta parla di un nuovo inizio di collaborazione con questo paese ricchissimo di energia, ma il presidente del Consiglio vuole aprire anche nuove prospettive alla nostra imprenditoria. Un primo tassello di collaborazione esiste già. E chi è che fa cadere il governo? Se non si mettono d'accordo, anche lui te lo fa cadere il governo. Se invece si mettono d'accordo per cadere e non lo vogliono dire, perché lo faranno pagare l'IMU, chiunque venga. Adesso che dice Berlusconi? Che se lo arrestano fa pagare l'IMU. L'IMU si ingannano gli italiani. Renato Schifani, come tutto il PDL, si rivolge così al Premier, lanciando un preciso avvertimento al partito del Presidente del Consiglio. I democratici, dice Schifani, non valutano bene le possibili conseguenze della loro intransigenza sul caso Berlusconi. All'orizzonte c'è ovviamente il voto del Senato sulla decadenza. Duello nella maggioranza. Dopo la condanna definitiva per frode. Berlusconi è ancora rimasto parlamentare, che strano. Rinata Forza Italia, cominciano ad invadere i muri delle città italiane, ci sono dunque continui segnali di tensione. In fretta bisognerà spegnere la bincia dell'IMU prima che faccia esplodere la situazione. Obiettivo? Trovare una mediazione tra PDL e PD. Quelli della destra devono trovare una mediazione, non l'hanno trovata con il conflitto di interessi di Mediaset, e troveranno la mediazione. Nell'interesse degli italiani e che assicuri stabilità dei. Per la Mediaset non hanno fatto neanche una mediazione per Mediaset, capisci, no? Quando si formò il governo. Attenzione a tirare troppo la corda, dice l'ex presidente del Consiglio, le elezioni ora produrrebbero solo macerie. Dal dibattito interno al PD, Renzi dice che potrebbe ricandidarsi a sindaco di Firenze, ma pare di capire senza rinunciare al ruolo nazionale, e nello stesso tempo invita tutti a prendere esempio dai partigiani, che dice seppero mettersi in gioco quando servì. Sì, ma adesso che farebbero i partigiani? Per anticipare la seduta della Giunta delle Immunità di Palazzo Madama, che dovrà esprimersi sulla decadenza o meno da senatore di Silvio Berlusconi, ma il Presidente. Dai PD, difendi Silvio, se PD cade e poi la tua dottrina pure si perde. Se il CSM anticiperà le sue decisioni sul giudice Esposito, accusato di aver anticipato in un'intervista le motivazioni della sentenza Mediaset su Berlusconi, chiederemo di anticipare a fine agosto la giunta per le immunità che deciderà sulla decadenza di Berlusconi da senatore. Frena il presidente della giunta Stefano Di Selle, nessun anticipo, ciò che accadrà al CSM non interesserà l'attività della giunta, né può modificare la sentenza della Corte Costituzionale che ci ha indicato, dice Stefano, la strada della incandidabilità e dell'eventuale decadenza, ma i 5 Stelle non cedono, anzi rilanciano. Noi non possiamo temporeggiare, nel frattempo altri smantellano le nostre istituzioni, sono fatti gravissimi sui quali noi vigileremo, vi preannuncio anche che domani cercherò il vicepresidente del CSM per accertarmi che sia vera la convocazione straordinaria della commissione disciplinare del CSM. L'autunno è vicino e l'agenda di 5 Stelle preme, inizio settembre Grillo incontrerà deputati e senatori del Movimento, obiettivo fermare la riforma dell'articolo 138 della Costituzione, quello cioè che fissa i criteri per modificare la nostra Carta Costituzionale. Su questo Grillo è stato chiaro, è la cassaforte che impedisce colpi di mano dei partiti, obiettivo bloccare quello che il leader dei 5 Stelle definisce tentativo di attacco alla democrazia
democrazia da parte di PD e PDL. Poi c'è la battaglia sulla legge elettorale, il porcellum è incostituzionale, ha detto più volte Grillo. Da settembre online i militanti potranno discutere delle proposte di riforma del sistema di voto. Da Letta sull'IMU parole chiare, così il ministro dell'interno Alfano che al TG1 parla di immigrazione dopo la tragedia di ieri sulla spiaggia di Catania e anche del caso Berlusconi. L'intervista è di Cecilia Primerano. Ministro, ieri lo sbarco a Catania con 6 morti, la situazione in Egitto e in Siria rende tutto più difficile, cosa bisogna fare? La cosa più grave è che su questi morti qualcuno guadagna, qualcuno illecitamente lucra ed è il motivo per cui noi dobbiamo fermare i mercanti di morte e questo è il nostro dovere. Ci sarà un complotto delle funerarie di sicuro. Facendo finta che quella sia la frontiera italiana, quella è la frontiera dell'Europa. Noi comunque abbiamo costituito una task force di polizia e carabinieri per collaborare con l'altra sponda del Mediterraneo e trovare colpevoli. Sono giornate di tensione nella maggioranza, il governo è a rischio, come dice il premier Letta, è più saldo di quanto si pensi. Oggi sull'IMU Letta ha detto parole chiare, è evidente che se il governo va avanti l'IMU non si pagherà, del resto noi siamo il fortino anti-tasse. Come si diceva una volta adattandolo, vai avanti tu, che l'IMU non mi fa ridere. Le tensioni nella maggioranza riguardano anche il caso Berlusconi, c'è una soluzione, quale? Silvio Berlusconi è il leader politico più votato di questi ultimi 20 anni e secondo i sondaggi in questo momento è il leader della coalizione che sarebbe maggioritaria nel paese. Il Popolo della Libertà è forte ed è unito accanto al proprio leader. Cioè e che non c'è un'alternativa, secondo Berlusconi non se ne fila nessuno. Per essere generosi e non dire che non se l'incula nessuno. Venga privato di una leadership vera e riconosciuta in questi 20 anni come quella di Silvio Berlusconi. Avete sentito il ministro Alfano sul tragico sbarco di Catania con 6 morti, 2 minorenni egiziani che erano tra i naufraghi sono stati arrestati. Per il ministro degli esteri Bonino non c'è una soluzione magica contro un esodo disperato, sono state queste le sue parole. I servizi di Gabriella Caparelli e Giuseppe Solinas. È stata una nave madre come questa a portare i migranti al largo delle coste catanesi, poi trasbordati su un peschereccio di 15 metri con cui hanno raggiunto la riva. Per questo nessuno li ha intercettati fino alla spiaggia, fino a quel tragico sbarco che è costato la vita a 6 persone. È l'ipotesi principale al vaglio degli inquirenti e probabilmente è stata un'organizzazione criminale a gestire la traversata con basisti anche in Italia. La polizia ha individuato tra i naufraghi 2 minorenni egiziani fermati con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Erano i vivandieri di bordo, ma degli scafisti nessuna traccia. Favorivano l'immigrazione dandogli da mangiare. Vieni, vieni, che ti ho un corretto, vieni, salpa pure tu. Che incentivo, no? Ma dai, per favore. Purtroppo l'ultimo viaggio gli è stato fatale. Una rotta anomala, quella dei 100 migranti arrivati sulle spiagge catanesi tra i bagnanti sotto shock per la tragedia. Le vittime saranno ricordate mercoledì prossimo, giornata in cui è stato proclamato il lutto cittadino. La Grecia è la debole frontiera meridionale dell'Europa. Migliaia di migranti dalla Siria, dall'Afghanistan e dal Bangladesh arrivano in un paese dove la disoccupazione supera il 27% e il Parlamento taglia 25.000 dipendenti pubblici. Sacrifici umani, li chiamano gli archeologi dell'Acropoli in sciopero. Distruggono la mensa, poi danno alle fiamme i materassi e gli arredi. La rivolta dura qualche ora. 10 poliziotti restano feriti, una ventina di persone tagliano le recinzioni e scappano. Per tutta la notte la polizia blocca le strade e setaccia le campagne. 10 uomini sono ancora in fuga. Quando sorge il sole, il centro di detenzione temporanea è ridotto così. Le pareti divelte, la lavanderia carbonizzata. Qui vivono 1.200... Così si imparano i greci a riceverli. Rabbia esplode quando apprendono che il governo ha deciso di allungare i termini di custodia da 12 a 18 mesi. Chi fugge dalle guerre o sogna una vita migliore vuole raggiungere Italia, Spagna, Grecia, parte dalle coste libiche, tunisine e algerine e segue rotte precise. Chi non annega finisce a Lampedusa, ad Amiktalesa. Io dico, è giusto aiutare tutta questa gente, ma se ci sono 800 milioni di persone che vogliono venire in Italia almeno quest'anno, che fare?
devono tutti venire, poi non c'è spazio per nessuno. Non ci sarà spazio per gli italiani fra poco, che facciamo? È giusto aiutarli, ma solo il numero limitato e quelli che possono essere utili. Altrimenti, perché non ritornano prima in Italia gli italiani residenti all'estero? Consumi quasi a zero, recessione in fase avanzata, ma con primi sintomi di una lenta ripresa. Ma la cartella clinica del governo prescrive già una terapia d'urto con un timing strettissimo. Entro fine agosto il Consiglio dei Ministri varerà un decreto che prevede un corposo piano casa. 5 miliardi messi in campo da Cassa Depositi e Prestiti per rimettere... Piano casa? Intanto gliela stanno levando la gente la casa, poi gliela ridanno? No, la vendono. Ma per favore, 5 miliardi da CDP, ma quanti gli daranno alle persone? E infine un fondo per le agevolazioni a giovani coppie e famiglie con redditi instabili, integrato poi... Ci fanno credere che ci daranno 5 miliardi, ma quando? Si veglia. Che arriverà a settembre, il capitolo 2 del decreto appena varato, si propone di agganciare una ripresa di cui il ministro Zanonato intravede i primi segnali e che prevede per questo massicce iniezioni di competitività. Come? E innanzitutto lavorando ad una riduzione del costo dell'energia, eliminando o rendendo detraibile l'IMU sui capannoni, favorendo il credito e infine semplificando la... Bla bla bla, bla bla bla. Perché non tolgono tutte le accise che risalgono addirittura alle guerre puniche sulla benzina? Cominciamo con la tragedia a Roma di un 14enne che si è gettato dal terrazzo di casa in un biglietto. I motivi del suo gesto sono: gay, tutti mi prendono in giro, nessuno mi capisce. Giulia Palmieri. In questo quartiere, alla periferia est di Roma, la gente è ancora scossa. Il corpo di Luigi, il nome è di fantasia, è stato trovato qui, davanti ai giardini dove si vedeva sempre... Oh, pure gli hanno dato il nome di fantasia. Mi dormiva una di notte, ho sentito dei passi, ho sentito l'ascensore muoversi, però non immaginavano una cosa del genere, se no sarebbero anche intervenuti. Invece nessuno, neanche i genitori che stavano dormendo, si è accorto di quel ragazzino di 14 anni che saliva all'ultimo piano, sul terrazzo condominiale, e si gettava nel vuoto per farla finita e uscire dal suo dramma. Ha lasciato solo un messaggio: sono omosessuale, nessuno mi capisce e non so come farmi accettare. Come sei? Nessuno ne voleva che essere. Credo che ognuno sia libero di essere quello che vuole. Luigi invece quella libertà non l'ha mai provata. I magistrati vogliono parlare con la sua famiglia, gli amici, i compagni di scuola per capire se avesse confidato a qualcuno la sua omosessualità e se qualcuno lo abbia preso in giro per questo. Come accade a tanti ragazzi e ragazze gay, discriminati secondo Gaylet... Poveraccio, che ingiustizia. Si sentono preso per il culo perché è l'approccio. La maggior parte sono giovani, in cerca di aiuto. È ingiusto. Tante le reazioni politiche alla tragedia del 14enne di Roma, il presidente della Camera, Laura Boldrini, chiede l'approvazione subito di una legge anti-omofobia. Per il democratico Verini e i deputati 5 Stelle il testo deve essere approvato. Già. Sì, ma poi che gli fanno con la legge anti-omofobia? Cioè, se sono reati inferiori ai 5 anni, mica li mandano a carcere per una... che gli sfotono. Si getta in mare per aiutare persone in difficoltà, in tre vengono tratti in salvo, ma l'uomo muore, lascia la moglie incinta e un bambino. Alessandro Malini. Beh, secondo me è stato un irresponsabile più che altro. Raccontano il dramma e l'eroismo sulla spiaggia di Palinuro, onde alte, mare mosso e correnti che portano al largo. Alle saline sventola la bandiera rossa, divieto di balneazione, eppure alcuni ragazzi sfidano il mare. Quando si accorgono di non riuscire a tornare a riva chiedono aiuto, dalla spiaggia si gettano subito in acqua il bagnino e alcuni soccorritori. Tra loro un noto avvocato di Sala Consilina in vacanza con la moglie incinta e un figlio piccolo che dalla spiaggia seguono il drammatico salvataggio. Muore davanti al figlio e alla moglie incinta, irresponsabile. No. Quando i giovani sono in salvo viene a sua volta trascinato via dalle onde e dalle correnti. Quando viene riportato a riva respira ancora, il tentativo di rianimazione dura 45 lunghi minuti. Poi trasporti negli soccorsi all'ospedale di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Tutto inutile. Da chiarire la dinamica dell'incidente mortale costato la vita a due rapinatori minorenni a Posillipo, il giovane che li ha investiti non ha voluto rispondere agli inquirenti.
circa 2.000 rapine da gennaio a luglio di quest'anno tra Napoli e provincia, contro le oltre 1.600 del 2012. La metà riguarda gli smartphone e vede coinvolti giovani pregiudicati. I cellulari vengono rivenduti a circa 50 euro oppure ceduti in cambio di poche dosi di cocaina. Questi assalti sono diventati una nuova categoria di reato che vede in prima linea baby gang, sempre più giovani come i pregiudicati che l'altra sera a Posillipo hanno perso la vita. L'esatta dinamica della rapina bene, è ancora tutta da ricostruire. I carabinieri e polizia municipale indagano a 360 gradi. Testimoni, telecamere fisse nella zona, esame tossicologico del rapinato che tampona con la sua smart lo scooter dei suoi aggressori. Una dinamica, insomma, che lascia perplessi gli stessi inquirenti. La rapina consumata nel parco virgiliano a Posillipo. In ballo c'è uno smartphone, tutto si consuma in fretta. Preso il bottino, i rapinatori si dileguano. Poco dopo l'incontro casuale tra vittime ed aggressori. L'auto tampona il motorino, disarcionati due impattano contro il muro e muoiono sul punto. Bellissimo! Tutti non sono stati trovati cellulare e pistola. Il giovane alla guida della Smart, indagato per omicidio colposo invece, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Se gli hanno rubato il cellulare gli sta bene, pensa che io non mi posso fare un S4. Occupiamoci ora del delitto di Saronno, dopo la diffusione delle foto del killer della negoziante, tante le segnalazioni ma non quella decisiva. Roberto Pacchetti. Comunque basta stendergli la garanzia, così se te lo rubano... Chiamare il numero verde, 800-547-547, sono cittadini che hanno visto i fotogrammi in televisione e dicono di aver riconosciuto il killer di Saronno mentre cammina, in treno, su un'auto. Tutte le segnalazioni per arrivare a scoprire chi ha ucciso Maria Angela Granomelli nel suo negozio vengono valutate dai carabinieri. Finora nessuno ha fatto un nome o un cognome, un conoscente o un vicino di casa non si è fatto vivo. Tante le chiamate anonime, chi dice che l'uomo inquadrato dalle telecamere è di una nazionalità precisa, chi invita ad andare a cercare in zone mirate, tutto verificato finora senza esito. La fisionomia del killer, stempiato, carnagione chiara, gambe e braccia magre, leggermente sovrappeso, è piuttosto comune, ma, dice un investigatore, solo chi lo conosce davvero da quelle foto sgranate può riconoscerlo. Capitolo testimoni. E chi lo conosce? Non tutti conoscono i pregiudicati. Momento di foto di una vendetta anche per le modalità dell'omicidio con assassino e vittima che parlano tre quarti d'ora prima dell'aggressione mortale. Beh, uno che sa come la gente si vendica. Non chiuso e anestetizzato, dice Papa Francesco all'Angelus. Poi un pensiero ai fratelli musulmani in occasione della fine del Ramadan. Sentiamo le parole del Santo Padre. Vorrei rivolgere un saluto ai musulmani del mondo intero, nostri fratelli che da poco hanno celebrato la conclusione del mese di Ramadan, dedicato in modo particolare al digiuno, alla preghiera e all'elemosina. Come ho scritto nel mio messaggio per questa circostanza, auguro che cristiani e musulmani si impegnino per promuovere il reciproco. Io una volta mi pensavo che il Ramadan era una celebrazione indù, che si celebrava il protagonista del Ramayana. Cerca di tornare alla normalità. Alle 23 speciale Tigiuno racconta come si vive ora a Mogadiscio dopo la fine dell'integralismo islamico. L'inviato Enzo Lucci. Nell'agosto 2011 gli Shabab, ovvero gli integralisti islamici vicini ad Al-Qaeda, furono cacciati da Mogadiscio grazie all'offensiva dell'esercito dello Stato Somalo e dell'Anzol, la missione militare dell'Unione Africana, ma i fondamentalisti continuano a controllare alcune aree centrali e meridionali della Somalia ed hanno inaugurato la strategia del terrore che nella capitale ha già fatto centinaia di vittime negli ultimi due anni. L'attentato alle Nazioni Unite di giugno ha dimostrato la capacità offensiva degli Shabab, riconfermata anche dall'attacco kamikaze all'ambasciata della Turchia, nazione che sta facendo grandi investimenti nel paese che nel 1991 è squassato dalla guerra civile, ma Mogadiscio si respira voglia di normalità dopo gli anni bui dell'oscurantismo islamico. C'è il boom delle edilizie, gli investimenti della diaspora stanno facendo crescere l'economia, ma anche allargando la forbice tra i pochi ricchi e di tantissimi poveri. Le spiagge sono prese d'assalto dopo i divieti degli Shabab, ma dietro ogni angolo si nasconde il pericolo. Benvenuti a Mogadiscio.
Torniamo alle notizie di cronaca dall'Italia. Trova un pitone in lavanderia. Brutta avventura per una donna nel Bergamasco. Nei comuni della zona è il sesto caso, pensate, da ottobre ad oggi. Caterina Proietti. È il sesto caso in 10 mesi, tutti nella Bergamasca, protagonisti sempre i pitoni. L'ultimo vagabondava nei locali della lavanderia di una palazzina abbonate sopra. Dopo essere rimaste senza fiato, 3 signore hanno raccolto il rettile con una pala e l'hanno messo in uno scatolone dove è stato recuperato da pompieri e guardie forestali. Meno di una settimana fa era caduto con un boa constrictor di 1,70 m. Eccolo muoversi tra le mani dei vigili del fuoco. Aveva fatto la sua comparsa su un terrazzo a Seriate. La lista è lunga. Dal pitone fuggito da questo appartamento milanese mai ritrovato seminando il panico, a quello scappato di casa venerdì scorso a Morassone. Se ha seminato il panico, chissà cosa avrà raccolto. Analogamente a quanto succede quando uno parte per le ferie e abbandona, anche in questo caso illegalmente, il cane o il gatto, si trovano nella difficoltà di non poterlo affidare a nessuno e a questo punto decidono di abbandonarlo. Questi animali sono pericolosi? Generalmente no. E le sanzioni sono tutt'altro che lievi? L'arresto fino a 1 anno e l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Pene destinate a salire se si configura il reato di maltrattamento. Ieri l'allarme della Gran Bretagna e i suoi turisti a Roma, attenti a scippi e borseggi. Allora noi siamo andati a vedere con Felicità Pistilli se questa preoccupazione è fondata o meno. Nelia, vai davanti alla stazione Termini, fingendoci turisti allestati dalle notizie di stampa, quell'avviso del governo inglese a Roma, soprattutto in questa zona, attenzione. E noi lanciamo l'avviso, l'allarme del saccheggio a Londra dei turisti italiani. È vero, ci dicono girano tantissimi borseggiatori sulla linea 64, soprattutto, e la più pericolosa è quella che va a San Pietro, l'autobus è sempre stracolmo. Dovete stare attenti, ci dicono un consiglio che si ripete. Deve stare allerta. Quando vede qua dietro, avanti. Come siamo caduti a Roma? Mamma mia! Viviamo come a Londra. Affollati al suggerimento. Solo che nessuno lancia l'allarme. Per gli americani in vacanza a Roma del quotidiano USA Today, la blacklist comprende Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, il Colosseo. Borse e zaini sempre a vista per sicurezza, ci dice lei. Questo gruppo di turisti giapponesi ci mostra una guida, è scritto qui, borse sempre davanti con la zip chiusa e una mano a proteggerla. Basta guardarsi attorno per capire che il consiglio è diventato una regola. Lavori socialmente utili per pagare una multa da 22.000 euro per guida in stato d'ebbrezza. Vediamo la storia di Angelo, ce la racconta Adele De Francisci. Che lavori svolge qui? Un po' di tutto, taglio l'erba, carte per il paese, bottiglie, tutte quelle robe lì per avere la possibilità anche di pagare la multa, perché non ho la possibilità di pagare le multe. Siamo a Castiglione d'Adda, questo piccolo comune dell'Odigiano, ha sottoscritto una convenzione con il Tribunale, obiettivo far svolgere i lavori socialmente utili a chi è stato pizzicato al volante dopo aver bevuto, una possibilità prevista dalla legge che torna utile in tempo di tagli ai comuni. Portano del valore aggiunto e dei servizi senza costi, diciamo, all'ente comunale, con l'unico onere del pagamento, dell'assicurazione dell'INAIL. Ci è capitato un caso di un signore disoccupato che ha chiesto di rimanere dopo come volontario, quindi siamo molto soddisfatti di questo tipo di intervento. Un'iniziativa che piace a chi la svolge e a chi la ospita, ma sono ancora troppo pochi gli enti convenzionati. A Milano il tribunale più grande della Lombardia, solo il 10% di chi ha fatto richiesta è stato ammesso a svolgere lavori socialmente utili. La lista d'attesa è destinata a salire dopo l'approvazione del decreto svuota carceri che allarga la platea dei reati da scontare anche mettendosi a servizio della collettività. Che peccato, non c'è lavoro. Prima di Natale, anche questa. Ma pure per i condannati non c'è lavoro. Papillon avrebbe scelto Eri Charrier di fare l'ergastolo in Italia. Non sarebbe mai scappato, perché nella Guyana francese lo condannavano ai lavori forzati. Invece, come ergastolano in Italia, lo forzavano a non lavorare.
benvenuti al centro commerciale. Io, essendo a una settimana al termine di gravidanza, non mi sono lanciata ad andare al mare in mezzo al traffico e siamo venuti al fresco a fare ancora un po' di shopping. Vediamo un po' di fresco, vediamo un po' di negozi e torniamo alle vacanze. Torniamo alle vacanze, visto che è tutto chiuso in città, quindi se uno non ha i soldi per andare in vacanza, sì, centro commerciale. C'è chi fa la spesa, chi rincorre gli ultimi saldi, chi semplicemente si gode la giornata sotto gli occhi increduli dei negozianti. Adesso lo immaginava, la domenica d'agosto, 11 agosto, pieno al centro commerciale come a dicembre? Assolutamente no. Cioè, in realtà è proprio di questo stiamo parlando anche con le nostre colleghe. C'è gente che fa fila, sta già in fila aspettando che appunto l'apertura. Comunque a voi va bene. A noi sì, va bene, sicuramente. Sembra che hanno fatto il biglietto per le vacanze per il centro commerciale. Un'ironia non proprio così lontana dalla realtà, a giudicare dalle strade, dalle piazze, delle grandi città, sembra che siano proprio tutti qui. E conti alla mano, le cifre confermano. Una media di 90.000 presenze per una domenica qualunque di dicembre, qui oggi erano in 80.000 a gironzolare. I più sono qui per risparmiare su ombrelloni e lettini, ma poi conti alla mano, conviene davvero. Ti compra anche? Anche, sì, le cose necessarie sì, assolutamente. Secondo lei è vantaggioso portare economicamente sua moglie al mare oppure portare in un centro commerciale la domenica? Sicuramente al mare, ogni volta che veniamo qua spendono almeno 100 euro. Vacanze in Italia, come sono cambiate in 50 anni le località del nostro paese più frequentate dai turisti? Questa sera il TG1 passa. Come sono cadute giù? O come ci facevano pagare tanto una volta? Il salito mi riferisco alla vita notturna, diciamo, no? Perché il 99% delle persone, oggi come oggi, preferisce vivere la notte, non il giorno. Va ancora di moda il pallido oggi a Forte dei Marmi. Il pallido di chi non dorme mai, tra cocktail e musica lounge in spiaggia, DJ alla moda e locali storici. Locali che vedono solo albe e nessun tramonto. Gli anni 70 sono stati anni indimenticabili. Le piante che vedono le albe si chiamano alberi, perché sono le piante dell'alba, no? Alberi. Uno dei grandi palcoscenici mondiali, i cantanti più famosi calavano qui, e qui passavano le vacanze i Moratti, gli Agnelli, le famiglie dell'industria e l'alta borghesia italiana. Oggi rimane certamente quel ricordo. Ricordo, nostalgia, tempi andati e oggi, cartellone, i nomi hanno colori un po' più sbiaditi. Le notti in cui il Capanina c'era Ray Charles ovviamente sono lontane, adesso c'è Jerry Calà. Questo ti dà la proporzione. Anche il pubblico è cambiato, perché a Forte dei Marmi oggi va di moda un altro pallido che può comprare tutto e paga in rubli. Il nuovo turista è russo. Sono clamorosamente ricchi, si parla appunto di ville faraoniche che si sono costruiti con le fontane che zampillano vodka. Parlano russo i cartelli tra le boutique, le targhe dei SUV e i menù dei ristoranti, e si parla russo anche nella spiaggia più alla moda, il Twiga, cestello con ghiaccio sulla sabbia e gazebo dei prezzi proibitivi. Ovviamente molti del posto ingolositi dai prezzi che salgono delle case si sono venduti la casa, e io dico sempre, Forte dei Marmi, l'estate assomiglia a Las Vegas, l'inverno ricorda Bucarest. A Castel Gandolfo un'estate diversa per la cittadina alle porte di Roma che per tradizione ospita i pontefici. Papa Francesco ha deciso di restare in Vaticano. L'inviata Laura Casone. Non va a Castel Gandolfo. Ah, proprio sul castello doveva cadere. Lui ha deciso così, non ci si può fare niente. Taglia corto la signora Maria, 82 anni, titolare di una gelateria a due passi dal Palazzo Pontificio. Oggi portone chiuso, nessuna guardia svizzera. Certo non manca il via vai di turisti in questa deliziosa cittadina di 9.000 abitanti sul lago. Sapevamo che il Papa non c'era, però eravamo qui in zona e quindi abbiamo pensato di venire ugualmente. E siamo vicini comunque, certo. Abbiamo tutti bisogno di qualche giorno di riposo, ci dice questo sacerdote nigeriano, ma mi rendo conto che quando una persona ricopre una posizione tanto alta, il tempo e l'energia preferisce dedicarli agli altri. Qualche negoziante si lamenta. Il Papa dice che non va a Castel Gandolfo per risparmiare, ma la manutenzione del castello gliela devono dare, uguale. Quindi... Il 15 agosto però verrà qui, ci anticipa il sindaco. Tutti il 15 agosto i papi celebrano la messa, però all'interno della chiesa parrocchiale.
Invece quest'anno Papa Francesco lo farà sulla piazza dal portone. Ad aspettarlo sono in tanti, il parroco per primo. I papi da secoli che vengono qui, stanno qui con noi e li consideriamo nostri concittadini. Oramai ci siamo abituati a convivere e a starci bene e penso che anche loro stanno bene con noi. La grande sensibilità di Bergoglio nei confronti di tutti e anche dei castellani potrebbe invogliarlo in futuro a periodi più lunghi qui a Castel Gandolfo. Magari viene nel giovedì per la seconda volta e si innamora ancora un po' più di Castel Gandolfo, magari la prossima settimana viene su 2-3 giorni, poi fra una settimana viene per una settimana. Tanto lui non c'ha problemi, prende la macchina e viene su, non deve chiedere il permesso a nessuno. Andare a vivere su un altro pianeta, sono più di 100.000 le persone che hanno chiesto di partecipare alla missione di colonizzazione di Marte nel 2022, la corrispondente Giovanna Bettini. Marte è solo andata. Negli Stati Uniti, quindi ci vedevi in Messico. Devi vedertela con altri concorrenti, ma puoi vincere un biglietto di solo andata su Marte. Allegria! Sembra un'idea folle, ma già 100.000 persone hanno fatto richiesta alla Mars One, la società che organizza il viaggio, fondata e diretta da Buzz Aldrin. Questo è il progetto. Nel 2016 un satellite per le comunicazioni verrà inviato su Marte. 40 astronauti volontari verranno selezionati, 4 di loro, 2 uomini e 2 donne, partiranno per Marte nel settembre del 2022, dove arriveranno nell'aprile del 2023. Finanzieremo la missione creando il più grande evento mediatico della storia. Tutti da qualsiasi parte del mondo assisteranno al viaggio e alla vita su Marte. Mars One spera di raccogliere 6 miliardi solo con gli sponsor e le televisioni, uno schiaffo morale alla NASA, che su Marte ha mandato Curiosity per 2 miliardi e mezzo. Ma il progetto, spiega il premio Nobel Fox, va al di là della scienza. Diventerà uno spettacolo mediatico straordinario. Il Grande Fratello sarà niente in confronto. Ogni anno arriveranno altre 2 coppie che potrebbero presto mettersi a far figli. Sotto gli occhi del mondo e alla faccia di tutto il mistero e il romanticismo che per secoli hanno protetto il pianeta. Kama Sutra nello spazio! E devono aspettare anni di viaggio prima di farlo. Poco fa a Mosca, sotto la pioggia, Bolt, il primatista del mondo dei 100 metri, non ha deluso. Luca Di Bella. E alla fine il fulmine si è abbattuto sullo stadio Luzhniki di Mosca. Neanche la pioggia improvvisa ha fermato Usain Bolt. Un flash di 9,77 per ribadire al mondo che il fenomeno dello sprint è sempre e solo lui. I sogni di Justin Gatlin, uscito come un razzo dai blocchi di partenza, sono durati solo 50 metri, poi Bolt ha completato una rimonta farsa inesorabile, lasciandosi alle spalle gli avversari e i dubbi di una stagione dove non sempre è parso il fulmine che fu. Ha avuto i dubbi di una stagione. Poi gli sono passati tutti, che è successo? Metri 2 anni dopo la sciagurata falsa di Daegu che lo aveva estromesso dalla finale prima ancora del via, centrando così la sua 8ª medaglia iridata, ha guantato Michael Johnson e nel mirino ci sono le 10 medaglie di sua maestà Carl Lewis, un primato che Bolt potrebbe eguagliare centrando il podio anche sui 200 e sulla 4%, una vittoria che scaccerà via, almeno per un po', le nuvole nere del doping che avevano fatto piovere squalifiche anche nell'isola felice di Giamaica. L'isola degli Spinelli. A Roma il giornalista e scrittore firma dell'Espresso e Repubblica, aveva 83 anni, nato a Napoli, ha raccontato il Novecento con il suo stile elegante ed ironico. Lo scorso 25 luglio si era spenta la moglie Giulia, commozione del capo dello Stato. 25.000 oggetti raccolti negli anni da un fan, è andata all'asta a Stoccolma una mega collezione del mitico gruppo degli ABBA. Maria Rosaria Gianni. Aveva un vero e proprio abecedario. Aveva 9 anni appena Thomas Norton quando restò affascinato e colpito dagli ABBA e così cominciò a raccogliere la collezione degli ABBA, no? L'abecedario. Dedicata al leggendario gruppo svedese, vincitore dell'Euro Festival nel 74, quasi 400 milioni di dischi venduti nella loro carriera internazionale. Ed ecco i 25.000 pezzi messi insieme, da Nordin c'è proprio di tutto. Bambole, poster originali, singoli mai pubblicati, bicchieri e sabò. Nelle teche le borse con il loro nome, videocassette e persino saponette. Il volto dei quattro ci sorride dai dirigli appare nella composizione dei puzzle.
Soul. Anche se si sono sciolti nell'83, 30 anni fa, il mito degli ABBA resiste al tempo come la loro disco music. Tappa d'obbligo a Stoccolma, il museo interattivo a loro dedicato e inaugurato. Infatti la gente, dal fascino degli ABBA, rimane abbacchiata. Poi diventato un santo, voleva aprire un museo. Non ci sono riuscito, ha detto con rammarico, ma la loro musica rimarrà sempre nel mio cuore. Con gli oggetti ho finito, anche se adesso la mia casa è vuota. Ha tolto 26.000 oggetti, la casa vuota, magari c'aveva un mini appartamento nel centro. 33 minuti e 15 secondi. Finalmente è potuto rientrare in casa una volta che ha tolto gli oggetti da collezione. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per la vostra attenzione. Lo dico anch'io, che è finito il telegiornale della RAI. Beh, che dirvi? Grazie della vostra pazienza. Questo è stato un altro commentario del TG. Io sono il vostro Santen Chan. Io ho delle buone notizie per voi, per tutti quelli che mi seguono adesso e che mi hanno sempre seguito. Ho caricato oggi, ieri, del materiale nel mio profilo di Google Plus Santen Chan e poi anche nel mio canale di YouTube Santen Chan e poi anche in Spreaker. Quindi a risentirci, grazie per seguirmi. Io infatti faccio tutto questo perché voi siete sempre con me e mi seguite, e anche oggi caricherò nuove foto e video in Google Plus nel mio profilo di Santen Chan. Quindi adesso vi lascio, pubblico questo, vediamo se lo carica Spreaker nel mio canale Santen Chan Radio, e poi a risentirci. Un cordiale saluto dal vostro Santen Chan.